Smau 2009 siamo con Roberta Cocco, il direttore marketing centrale di Microsoft Italia. Allora, Roberta Cocco è molto nota per il suo impegno per quanto riguarda donne e innovazione, un binomio in cui ti vorrei chiedere a che punto siamo in Italia. In Italia siamo a buon punto perché bisogna sempre essere ottimisti, però abbiamo anche molto da fare. In Italia il gender divide, ovvero la differenza tra uomo e donna, soprattutto nel mondo del lavoro, è ancora molto ampia. Purtroppo non riusciamo ad arrivare al 60% di donne occupate, che è quello che ci ha chiesto la comunità europea. In questo momento siamo solo al 47%, ma va ancora peggio se pensiamo alle donne in posizioni apicali, quindi siamo solamente al 4% di donne presenti nel consiglio di amministrazione. Anche nella tecnologia non andiamo benone, perché gli ultimi dati Istat hanno stabilito che purtroppo nell'utilizzo di internet le donne sono ancora 10 punti percentuali indietro. Questo non è più vero nelle nuove generazioni, per fortuna, perché le ragazze invece sono brave quanto i ragazzi, a volte in alcune fasce di età ancora di più. Per questo noi ci impegniamo su questa tematica. A proposito dei vostri impegni in questo senso, tu sei la fautrice del progetto Futuro al Femminile, ci vuoi parlare un po' di questa iniziativa? Certo, con grande piacere. Futuro al Femminile è il progetto di responsabilità sociale di Microsoft che insieme ad Acer da anni vuole dimostrare, divulgare, far conoscere la tecnologia a supporto delle donne, sia nella loro sfera professionale che nella loro sfera personale. Con Futuro al Femminile, che ha 5 anni di vita, abbiamo realizzato diverse iniziative, corsi di formazione, la tematica della formazione per noi è un asset fondamentale, corsi che vanno dalla semplice introduzione al personal computer e a come utilizzarlo fino a corsi per l'imprenditoria femminile. Abbiamo organizzato momenti di dibattito attraverso conferenze sia fisiche che online. Il 31 di marzo noi facciamo una kermesse che è Web al Femminile, dove mettiamo tutto il nostro know-how legato proprio alla tematica e a come le tecnologie possono aiutare. E poi lavoriamo molto con il mondo dei giovani, degli studenti, sia per cercare di far crescere nelle ragazze la voglia di avere una formazione tecnico-scientifica che purtroppo ci vede nuovamente in coda agli altri paesi europei, perché in Italia le ragazze scelgono ancora in prevalenza formazione umanistica, che è ottima di per sé, ma che non facilita l'ingresso nel mondo del lavoro. Un'ultima domanda su questo progetto. 5 anni di vita sono tanti. Avete già dei riscontri? Potete già fare un piccolo bilancio? Sì, assolutamente. Abbiamo degli ottimi riscontri sia di partecipazione alle nostre iniziative. Tieni presente che le nostre iniziative sono tutte gratuite, sono realizzate grazie all'impegno di Microsoft, di Acer, ma di moltissimi altri partner che insieme a noi sostengono economicamente il progetto. Grazie a un grosso supporto da parte delle istituzioni, abbiamo fatto attività con il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Comune di Milano, il Comune di Roma, molte regioni. Regioni e province italiane e abbiamo visto che il ritorno da parte delle donne su questi temi è molto alto e finalmente anche un pochino da parte degli uomini. Quindi l'importante è che questo tema serva veramente per aiutare attraverso la tecnologia e l'uso della tecnologia anche un po' il rilancio dell'economia interna.